siamo visti oggi, secondo estratto e secondo video molto molto particolare di questo genio che è Max. Pensate che l'abito che indossa in questo video è stato usato originariamente proprio dalla grandissima Mina. Invece senza camicia rimane il protagonista del prossimo video che ci stiamo per andare a vedere. Ebbene sì, bimbi, oggi ci giochiamo subito pam pam, così di seconda uscita, la carta dei video che ci sono piaciuti di più della passata stagione di Azzurro, quindi dal settembre del 2003 al giugno del 2004. Lui è Max De Angelis e non ci andiamo a vedere il suo ultimo nuda, altrimenti non sarebbe il nostro angolo nostalgia, ma bensì ci tuffiamo nella sua soluzione. Eccolo qui. Era Mango con Ti porti in Africa. Sì, tu la tua bella portala pure in Africa, tanto noi di Azzurro saremo, pensate un po' voi, ai Caraibi grazie al C2 Caribbean Tour. Ebbene sì, il conto alla rovescia per voi, ma soprattutto per noi, è finito, perché a partire da lunedì prossimo trasmetteremo le puntate d'Azzurro direttamente dalla strepitosa isola di Guadalupe. 3 settimane, 3 all'insegna del divertimento più sfrenato, grazie appunto a questo tour organizzato da Citroën. Non vi preoccupate, perché le puntate di Azzurro saranno sempre le stesse: tanta musica italiana, i video più belli, la segnalazione dei concerti da non perdere, dei festival più interessanti. Soltanto che a raccontare tutto questo insieme a me, insieme a noi di Azzurro, ci saranno i 9 fortunatissimi vincitori di questo concorso organizzato proprio da Citroën per la nuovissima C2. Guadalupe, aspettaci! Insomma, un motivo in più per non perdersi neanche mezza puntata di Azzurro a seguito del C2 Caribbean Tour, e vi garantisco che non mancheranno neanche i retroscena più particolari del tour più esotico e divertente dell'anno, quello organizzato da Citroën per farvi gustare e appassionare ancora di più alla nuovissima e grintosissima C2. Detto questo, continuiamo con la musica. Lui è Zucchero. Era Zucchero con il grande Babumba, sua ultima proposta musicale, uno dei pochissimi inediti del suo ultimo lavoro, ovvero Zoo & Co. Album, devo dire, molto particolare, molto variegato, perché Zucchero non è giammai solo, ma collabora e duetta con i più grandi della musica internazionale. Chi invece fa da coro al prossimo video che ci stiamo per andare a vedere, che è quello di Roberto Vecchioni, sono tantissimi bambini africani. Guardate che faccine troppo tenere che hanno.